Con Alba Maria Portoco, regista della stanza Mixed Media in Virtual Reality a Torino, San Pietro in Vincoli, zona teatro, nelle cripte sotterranee dell'ex cimitero. Dal 18 al 23 gennaio 2022, ben trovata! Grazie, grazie. Buonasera. Ci presenti il progetto? È un progetto appunto che nasce da un'idea della mia compagnia che si chiama Asterlizze. Siamo una compagnia teatrale che si occupa di produzione artistica nella direzione di valorizzare documenti e materiali d'archivio. Nasciamo nel 2018. La prima produzione è stata Arte di Yasmina Reza e poi il progetto Something About You in collaborazione con l'archivio di Pieve Santo Stefano. Questo incontro è stato, diciamo, illuminante, nel senso che ci ha dato accesso a tutta una serie di documenti grezzi che sono stati per noi prezioso materiale per ideare, no? Nuove produzioni. Questa produzione nasce in particolare dal ritrovamento del diario del coordinamento femminista di Enna, appartenente a mia madre, che ho voluto condividere con Asterlizze e abbiamo ideato una performance, un'installazione performativa in virtual reality grazie al sostegno, al contributo ricevuto dal bando TAP Torino Arti Performative, dal sostegno del Teatro Baretti e di Acti Teatri Indipendenti. L'installazione sarà presso la stagione di Fertili Terreni dal 18 al 23 gennaio e poi successivamente si sposterà in diversi spazi teatrali e non teatrali perché i partner sono tanti e molti sono archivi femminili che ci hanno aiutato e hanno contribuito fornendo appunto fotografie, video, immagini e altri documenti. Un'altra collaborazione molto importante è quella con l'archivio dei Super Ottimisti, sono un archivio di film di famiglia che ci hanno fornito diversi materiali e hanno provveduto, insomma, a sbobinare anche altri materiali video che erano sempre appunto di eredità della mia famiglia. Quindi un progetto personale, ma che vuole essere universale, un progetto che vuole mettere in dialogo le generazioni, quelle di ieri e quelle di oggi, raccontando tramite appunto un documento assolutamente originale e caratteristico quello che è stato il movimento femminista degli anni 70 e non solo, vuole raccontare due generazioni e la scoperta, insomma, di queste attraverso il racconto della Sicilia degli anni 50 e della Torino degli anni 70. L'utente tramite i panni di una bambina di 10 anni entrerà in una stanza che è stata ricostruita a Simula e ad Eugenio Perinelli, che è, insomma, è il progettista in 3D della realtà virtuale, e quindi questa bambina si ritroverà a scoprire il passato della madre attraverso diversi materiali e contributi con cui potrà interagire in diversi modi. Un'esperienza sicuramente immersiva e che vuole rendere accessibili, no? Contenuti e materiali che diversamente sarebbero relegati appunto a carta impolverata per gli archivi e che vuole appunto farli rivivere, restituendo in qualche modo alle generazioni di oggi il rapporto fondamentale con la memoria, con la nostra storia e con la nostra identità. Ci dai in tal senso per maggiori informazioni tutti i riferimenti web? La compagnia è Asterlizze, www.asterlizze.it, mentre la stagione presso cui debutterà l'installazione è Fertili Terreni Teatro. Il sito è www.fertiliterreniteatro.it. Per prenotare bisognerà prenotare alla biglietteria @fertiliterreniteatro.com e l'installazione sarà fruibile per uno spettatore alla volta perché ci abbiamo tenuto, no, a preservare questa caratteristica con cui è nata per rendere l'esperienza totalmente immersiva. Presso appunto le cripte di San Pietro in Vincoli, la prenotazione è obbligatoria, l'ingresso è 2 euro, l'esperienza dura tra i 15 e i 20 minuti. Martedì 18 a partire dalle 15 fino alle 21, mentre mercoledì 19 a partire dalle 17 e tutti gli altri giorni a seguire fino al 23 sarà accessibile dalle 17 alle 23. La regia è mia e di Giulia Ottaviano e l'ideazione è di Asterlizze, quindi mia, di Alba Porto, di Giulia Ottaviano e di Mauro Bernardi.
La stanza Mixed Media in Virtual Reality a Torino, San Pietro in Vincoli, zona teatro, nelle cripte sotterranee dell'ex cimitero, dal 18 al 23 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Alba Maria Porto. A presto! Grazie, grazie mille. Un saluto a tutti.